Allora, innanzitutto direi di fornire alcune nozioni generali. Quindi, per nozioni generali parleremo di concetto di istituzioni, poi concetto di negozio giuridico e obbligazioni, e poi trattiamo concetto di ius e infine concetto di giurisprudenza. Quindi con ius ci riferiamo a diritto. Vedremo che andrà analizzato sia in senso oggettivo che soggettivo, con giurisprudenza a giurisprudenza, quindi diciamo, all'analisi dei giuristi dotti, no? Partiamo quindi col concetto di istituzione.